posto vi assicuro. Ma il guaio è che lo chiamavo Arturo. Come mai? Che colpo di luna? Come faccio? Metto in testa la borsa del ghiaccio, aspettando fino a quando la notte verrà e fra le sue braccia viva la faccia quel colpo di luna. Mi basterà, mi basterà, mi basterà quel colpo di luna. Portatemi laggiù! Carissa, mi hai fatto un regalo. No, ragazzi, più forte, perché... Grazie. Grazie di cuore. Non posso girarmi perché ho un problema al vestito, ma grazie di cuore. Con questo, grazie di cuore. Grazie. Guarda, di cuore. Allora, posso dire che... Vabbè, adesso i complimenti, perché sembra che uno li fa per finta, ma io mi sono emozionata tantissimo. Amo questa canzone, ovviamente, anche perché ho dato il titolo al mio show con questa... Nasce proprio da qui, per quella meraviglia di donna che è Mina, ovviamente. Posso fare una cosa? Ciao, Mina. Così. Ciao, Mina. Adesso magari la sente, capito? Ciao, ma sicuro? È una delle poche voci italiane che si può confrontare con Mina, questo capolavoro. Grazie, ma grazie. Grazie a te, questo capolavoro di Lelio Luttazzi, mito del varietà e della musica, del jazz. Tu hai proprio duettato con Luttazzi. Sì, sì. C'è un Luttazzi, secondo te, contemporaneo? In Italia, Rafael Gualazzi, sicuramente. Gualazzi, ma perché sì. Farima con... No, non perché Luttazzi, Gualazzi, non per quello. No, lo conosco. Rafael, è vero. È vero, anche sull'ironia. Mi piacerebbe anche, guarda, insomma, una volta mi piacerebbe farci una cosa insieme, perché lui è veramente fantasioso come un jazzista, vero? Sì. Ma soprattutto anche un po'... buffo, sì, è ironico, serio, è sì. Ironico, e poi tecnicamente è impeccabile. Sì. Allora, vabbè, l'annuncio l'abbiamo fatto, allora, Rafael. Però ciao, la Rafa. Scorsa settimana io ho inaugurato un piccolo gioco di domande e risposte, l'ho chiamato Colpo e risposta. Bello, eh? Perché... Allora, l'ho fatto la scorsa settimana, secondo me anche con te viene. Io ti faccio delle domande, allora, un colpo di testa. Allora, una volta ero innamorata di un ragazzo e sono andata in taxi da Milano a Bologna per vederlo. Hai pagato te? Sì. Ma quanto hai pagato? No, per sapere, quanto 300 hai pagato? 300 e passa euro, ma 300. Non ero a risa. Ma non è? O forse sì, non mi ricordo. Però cavolo, però me lo ricordo che ho pagato un sacco tanto, di soldi. Allora, poi, un colpo di genio. Colpo di genio, diciamo, in realtà, che non è proprio un colpo di genio, più... come si dice, resilienza. Quando ho fatto il primo Sanremo, che mi dicevano tutti di togliere gli occhiali, invece io li ho tenuti. Era, e quella roba è stata, con diciamo, sincerità è stata quella piccola cosa che mi ha fatto ricordare di entrare nel cuore del pubblico. È vero, hai un look straordinario e hai colpito tantissimo, io me lo ricordo perfettamente, ero già nata. Sì, c'ero, io c'ero. Senti, quanto è bella. Dicevamo colpo e risposta, un colpo di culo, si può dire. Sì, allora il colpo di... È stato praticamente la cosa più eclatante che mi ricordo è che noi quando eravamo in classe alle scuole medie eravamo tipo, non mi ricordo se 11 o 16 ragazzi, erano 11 o 16 ragazzi e 4 ragazze, e loro ci prendevano tanti in giro per questo fantacalcio che noi non riuscivamo a fare. Allora io ho detto, guarda, io ci provo, gioco al fantacalcio e li ho battuti, ho vinto tutti i soldi. Poi non ho giocato più, naturalmente, però quella volta mi ricordo ma che fortuna... e mettevo i numeri a caso, cioè io non sapevo neanche che cosa fosse, ma però no, poi alla fine... Io ancora adesso ignoro totalmente, ho delle amiche che fanno... Bene, allora io vorrei fare però adesso un colpo di luna sì. con te, però ci dobbiamo preparare, abbiamo un minuto d'oro.